La prima volta che sono andato in onda è stato un disastro totale. La mia prima esperienza in radio, la mia prima volta, la mia prima diretta in radio, qual ragazzi. È? Bambino timidissimo. Io la prima esperienza in radio l'ho avuta a 13 anni. Cazzo, la nostra prima diretta radio. È interessante perché noi abbiamo due tipi di prima diretta radio. La prima sì. Quando stavamo nell'acquario a guardare la gente che era in onda, noi speravamo. Sì, stavamo lì seduti, i primi 3 mesi che abbiamo fatto allo zoo stavamo seduti in regia a guardare loro che andavano in onda. Poi siccome eravamo bravissimi, dopo 3 mesi abbiamo preso il sopravvento. È buffo ripensare adesso che ormai siamo molto naturali e diciamo un po' esperti, abbiamo solo la parte dell'adrenalina. Naturali, no? Siamo abbastanza rifatti. Rifatti un po', rifatti. Però insomma, ripensare alla prima volta che siamo andati in onda. Io paradossalmente speravo non ci fosse nessuno dall'altra parte. Io ero preso dal panico perché pensavo la prima volta tecnicamente che doveva partire il disco a un certo punto e non ricordavo che bottoni dovevo... Perché facevi anche la regia. Certo, perché facevo anche la regia. Dovevano partire cassette, dischi, doveva partire tutto. Un disastro. Panico totale. Panico, è finito il disco. Oddio, cosa faccio? Mi sono girato, avevamo tutti i dischi dietro. Ho preso quello che conoscevo, ho tirato fuori, l'ho messo sul piatto, l'ho fatto partire. In quel momento ho detto... Cacchio, adesso tutti quelli che stanno ascoltando fuori ascoltano questa canzone perché io ho deciso che ascoltassero questa canzone e magari provano le stesse emozioni che sto provando io. E l'emozione fu enorme perché inizialmente avrei dovuto iniziare con la registrazione. Sì. Chiaramente, perché non avevo mai fatto radio in vita mia. E invece poi capirono che potevo dare il meglio di me, come spesso accade adesso, invece improvvisando in qualche modo. Mi ricordo la prima volta che ho fatto un programma in voce, in una vera radio, era sempre una radio locale di Palermo, e però mancava lo speaker di quel programma lì, quindi siccome loro sapevano che io avrei sempre voluto farlo. Facevo già delle cose da casa, registrate così, quando ero piccolino per i miei compagni di scuola, e quindi mi buttarono in diretta a fare questa cosa qua. Ma vi ricordate la primissima parola che avete detto a 105 quando si è aperto il microfono? È la stessa di oggi, sulle mani! Sempre quella è rimasta. Io non me lo ricordo perché eravamo io, Garibaldi, Fuffelli e Mazzini, eravamo i tipi prime, che guarda, grande emozione. No, però, infatti penso che su questo siamo tutti e tre d'accordo, è vero, una delle più grandi emozioni della nostra vita, se non la più grande in assoluto. Ma ancora adesso, ragazzi. Sì. Allora, la mia prima diretta radio non è stata con Daniele? Sei Vabbè. Triste di questo? No, non sono per niente geloso. Ok. In una radio locale in Sicilia e poi anche in una radio nazionale con Daniele. Ma com'è stata? Bella, brutta? No, bellissima. In quella locale parlavo di calcio. Io invece la mia prima diretta è 20 anni fa in una radio locale e niente, c'era il macellaio che sponsorizzava questo programma e si rispondeva alle domande del pubblico che chiamava al centralino e io rispondevo a queste domande. Non so cosa dicevo. Hai fatto carriera comunque. Beh, insomma, ad oggi. Sono stati 20 anni. La nostra ostra. Quella certo. Te la ricordi? Me la ricordo perché tu sudavi come un matto proprio. Non solo sudavo, cioè, puzzavo anche come un matto. Puzzava di cassonetto. Un po' come tutti i giorni lodo. Poi. Esatto. Poi scherzi a parte, la radio è il mezzo che in assoluto amo di più. È un mezzo che ti permette anche in un certo senso di entrare subito nelle case e nell'animo della gente, sia che siano a casa, sia che siano... in macchina. Il bello di leggere dei messaggi che arrivano in diretta di persone che magari sono felici perché li facciamo semplicemente ridere, no? Questa è una grandissima verità, una grandissima terapia. La radio è prima di tutto una grandissima terapia. Esatto. Prima diretta, ovviamente, un disastro atomico, mi scrivevo ogni singola parola, addirittura il mio nome e cognome, avevo paura di dimenticarlo. Poi negli anni, insomma, ho imparato molte tecniche, ho imparato a sintetizzare, ho imparato a essere molto, molto, molto più preciso, ma anche ad improvvisare. Cioè ormai ho una serie di automatismi che mi permettono di andare in onda senza scrivermi niente. Prendo una notizia, riesco mentalmente già a sintetizzarla. Però la prima, ragazzi, durissima. Beh, comunque noi facciamo parte ancora della generazione che ha vissuto la radio come... Adesso i ragazzini vivono i social network, sì. Per noi il must era la radio era la cosa più potente dove un giovane poteva andare ad esprimersi. Noi siamo le ultime star che esistono ancora nel pianeta radiofonico, fondamentalmente. Siamo, sì, forse sì. Star, come generazione, non famosi, sì. Della, sì, radio, sì. Ma star. Popolari, come diceva Leo. Perché la differenza fra una persona estremamente famosa della radio e una star è che la star è pazza, il famoso è bravo. Noi siamo un po' di tutte e due. Ok, va bene, non siamo bravi.
Quindi ho proprio questo ricordo di un momento tragico, l'impatto col microfono molto difficile, dovevo fare questo intro di un minuto, però un minuto che sembra poco, che è poco nella vita, un minuto, cosa vuoi che sia in onda? È tanto. Ho sempre desiderato lavorare in un grande network. Poi devo dire che ho avuto momenti nei quali ci ho creduto di più e momenti dove ci credevo un po' meno perché comunque sembravano molto lontane da me. Nel corso degli anni ho trovato anche quello che è il mio programma che ho strutturato, costruito negli anni. Oggi ho un bel team di lavoro con il quale pensiamo dal mattino alla sera a quell'ora che poi voi sentite in onda, per noi è motivo di vita. Come ci sentiamo internazionali questa sera qui a 105 Mi Casa? E devo dire che è molto bello lavorare qui, lo è sempre stato, c'è molta libertà che sta proprio nel DNA della radio. Lavorare a 105 è un sogno, cioè mi ricordo ancora quando venivo qua all'Largo Donegani 1 e per più settimane ogni giorno portavo il curriculum per farmi conoscere dal direttore, dai vari speaker. Adesso che sono dentro posso, oltre che essere costantemente contento di questo, sono estremamente soddisfatto del fatto che 105 abbia scelto un programma come 105 Trap che possa comunicare ai giovani la musica molto molto fresca, quella attuale, che è la trap e il rap. E essendo io il portavoce di questo, non fa che rendermi onorato per raccontarla agli adulti e farla ballare ai fischelli, oltre che a me stesso, che sono lì come un pazzo a ballare sempre. E la prima diretta l'ho fatta, me lo ricordo, una domenica mattina, erano tipo alle 7. E alle 7 e 5 minuti ho ricevuto un fax da, ricordo, una famiglia che si trovava a Gardaland, che per me, che sono piemontese, ho detto, mazza, mi ascoltano fino a Gardaland? Ricordo di aver detto al tecnico, ma c'è fino a Gardaland? E fa, in realtà è in tutta Italia. Era un po' quel concetto, no? Abituato a ricevere i soliti messaggi, sai, dalla provincia di Cuneo, da dove insomma arrivavo io, ricevere un messaggio da Gardaland mi ha scioccato. E quello forse è il ricordo più bello che ho dalla prima diretta in radio. Beh, noi siamo nati in radio, siamo stati proprio concepiti all'interno su mixer, di... Su un mixer. Esatto. Tutti e tre, siamo stati partoriti sopra un mixer. E no, scherzi a parte, comunque gli autogol nascono in radio, molti magari ci conoscono anche per il web, infatti molti ci dicono, come mai avete iniziato a fare la radio? No, la radio è stato il nostro inizio, la nostra grande passione, quindi è lì che sono nati gli autogol, poi tutto il resto è una diretta conseguenza. Certo. Guardavo 105 come una radio quasi irraggiungibile, anche se poi alla fine 105 è sempre stata la radio che ha scommesso un po' sui giovani, ha scommesso sui talenti, ha scommesso, ecco, questa forse è la cosa principale, la caratteristica principale di Radio 105, quindi era difficilissimo ma non impossibile. E quindi la guardavo un po' come un sogno e poi questa cosa è successa in maniera praticamente naturale nel mio percorso. In onda ogni minimo rumore al di là della voce si sente, quindi non bisogna sbattere le cose, non bisogna tamburellare sul banco dove ci sono i microfoni. Chiaramente io ho fatto tutto, sono caduta in onda da uno sgabello, a volte magari starnutisco, tossisco, parlo tanto, quindi non bevo, mi ingozzo, quindi devo far parlare Ale perché io non ho più salivazione. Faccio queste cose e tutti gli ascoltatori ormai mi hanno accettato per come sono. Diciamo che anche con i movimenti devo un attimo, però lo sgabello resta comunque sempre. Io sono bassa, ragazzi, lo sgabello è alto, il microfono è alto, devo un attimo settarmi. Mi ricordo che la prima diretta che feci in questa web radio, il fonico che avevo dall'altra parte del vetro era appassionatissimo di Radio 105, scherzando al termine della trasmissione mi disse, ma dai che magari anche tu un giorno lavorerai per 105, io ma figurati, impossibile, stacco. Qualche anno dopo sono arrivata a Radio 105. Ero in Expo nel 2015 e l'emozione è stata assurda, un'emozione davvero assurda, perché nel momento in cui schiacci quel tasto del microfono, no, per andare in onda, c'è un'emozione che sale e nel momento in cui emetti il primo suono dalla bocca capisci che sei in un altro mondo. E quindi la radio
mi ha permesso di entrare in un altro mondo e di connettermi a milioni di persone soltanto con il suono della mia voce. Beh, lavorare a Radio 105 è una cosa che mi rende molto fiero, ovviamente, perché è una radio importantissima, una radio che è cresciuta con la città, che è un brand oltre che una radio, per cui la gente ha una forte appartenenza a questa radio e ai suoi programmi, per cui fare parte di una squadra così è una cosa veramente di cui andare orgogliosi, insomma, spero di rimanere qua il più possibile. Ma il microfono è sempre stata un'emozione grandissima, è sempre stata una cosa che mi ha attirato, mi incuriosiva e mi faceva paura allo stesso tempo, però una volta che sei davanti, quando ti piace davanti al microfono, in questo caso quando ti piace fare qualcosa, lo fai col cuore, lo fai, la paura non esiste più. E quindi credo che la radio abbia veramente altri 3.000 anni davanti a sé. Magari cambierà il modo di ascoltarla, ma i contenuti radiofonici, i contenuti audio, avranno vita eterna.